Questo programma è offerto da BCC di Napoli, la banca dei napoletani. Formazione SRL, via Domenico Morelli 49, Napoli. Si è riunita per un'audizione la Commissione Speciale Controllo delle Bonifiche Ambientali e Siti di Smaltimento dei Rifiuti ed Ecomafie della Regione Campania, presieduta dal consigliere PD Antonio Amato. Tra le tematiche poste all'ordine del giorno anche la riqualificazione e gli indirizzi politici per la valorizzazione dell'area dei Regi Lagni, fiore all'occhiello dell'ingegneria agricola borbonica, oggi trasformata in discarica a cielo aperto. A tenere banco è sempre la situazione terra dei fuochi, sospesa tra le speranze di bonifica e l'attenzione circa i metodi utilizzati e le aziende e le personalità coinvolte. Insomma, uno screening completo sullo stato dell'arte e il decreto legge dedicato. A fare il punto circa la situazione ai nostri microfoni il consigliere Amato. I dati che ci sono stati forniti dal comitato interministeriale che è previsto dalla legge circa la mappatura dei terreni agricoli. Per fortuna, almeno per adesso, insomma, risulta che solo il 2% insomma, sia, diciamo così, non potrebbe essere più destinato per adesso all'agricoltura, diciamo, alimentare però per altri usi. Quindi su questo anche sulla questione delle bonifiche, della messa in sicurezza, di quanto c'è da mettere in sicurezza e quanto c'è da bonificare e in più diciamo il sistema di controllo. Il sistema di controllo lo vogliamo vedere che non sono solo le telecamere, quindi le videosorveglianze, ma sono anche diciamo, i mezzi più moderni che potremmo permetterci e stiamo insomma in parte utilizzando come i droni, quindi anche in collaborazione con la Guardia Forestale. Quindi su questo insomma vogliamo andare avanti affinché quello che si è detto e si è scritto e si è approvato non rimanga carta scritta, insomma lettera morta. Quindi vogliamo far sì, lo abbiamo detto l'altra volta, che questo sia un tavolo permanente insomma, di controllo, di verifiche e anche propositivo per integrare lì cose dove vanno integrate, insomma, vanno migliorate. Pur percorrendo ogni via, tu non potresti mai trovare i confini dell'anima, così profonde sono le sue radici. Così Eraclito di Efeso in un suo scritto definiva l'essenza vera dell'uomo. Oggi, a distanza di secoli, le radici restano per l'individuo la testimonianza reale e tangibile del proprio passato, della propria famiglia. E proprio per le radici e per la loro difesa sono scesi in strada stamane i figli di Napoli, i cosiddetti Esposito, cittadini abbandonati alla nascita dalle proprie madri. Luogo deputato al loro abbandono, ma anche al loro nuovo inizio, era la Ruota dell'Annunziata che dal 1601 ha accolto milioni di neonati poi affidati a famiglie adottive. All'interno della struttura, al centro di Napoli, oggi versa in condizioni disastrose l'archivio storico che raccoglie in sé i nomi di donne e neonati, ma anche il complesso vanvitelliano, bene unico dell'UNESCO. Infiltrazioni e incuria delle istituzioni hanno minato uno dei tanti tesori partenopei. Da mesi l'ingresso dello storico museo dell'Annunziata è inagibile a causa della caduta di calcinacci dalla torre dell'orologio. All'esterno il degrado è visibile con sporcizia, commercio illegale e motorini rubati e abbandonati. Oggi, nel giorno della ricorrenza della Beata Vergine, quei figli di Napoli, che si sono riuniti in un'associazione nazionale, sono scesi in strada. Tante le testimonianze di vita vissuta, alcune tristi, altre gioiose, ma tutte uguali. Così come uguali erano le storie di disagio, miseria e paura che hanno accompagnato per anni il triste viavai delle donne da e verso la ruota.
siamo qui a protestare contro il degrado in cui versa questo complesso monumentale dell'Annunziata ormai da anni. Noi non possiamo tollerare oltre che questo archivio si trovi nelle condizioni attuali, che sono condizioni pericolose perché potrebbero determinare a lungo andare la rovina di questi documenti. Lei ha conosciuto le sue origini? No, comunque io non odio la mia mamma che mi ha dato la vita, perché grazie a lei ho avuto la fortuna di avere un figlio d'oro. Io anch'io sono nata qui all'Annunziata, a 6 mesi sono stata adottata, però comunque desidero sapere le mie origini, c'è qualcosa che manca. Per l'Annunziata sono il G226, solo che adesso ho questo neo, e questo neo è un buco che non si chiude mai, e con l'aiuto loro cerco di trovare qualcosa per riuscire a capire da dove sono nato. Lei la porta sempre con sé questa medaglietta? Sì, sempre. È il primo regalo che mi hanno fatto. Considero la mia famiglia quella che mi ha cresciuta, però l'importante è aver trovato la mia identità, la parte di me che non conoscevo. Ho considerato che nella situazione nella quale ci trovavamo, queste dimissioni, tutto sommato, non mi toglievano niente, d'accordo? Tolgono semmai a chi ha considerato più importante rimanere sulle seggiole, quelle che non sono poltrone, ma io le ho chiamate seggiole perché seggiole sono, questa è politica, diciamo, di appartenenza, è politica di vicinanza, è politica alta, ma da allora diventa anche una politica bassa bassa. Allora io non volevo che questa città, la terza città d'Italia, avesse questa politica bassa bassa, non volevo. Volevo che si continuasse con un programma. Un gesto generoso verso l'amministrazione e verso la città, così le ha definite le sue dimissioni Elena Coccia questa mattina nel suo intervento nel Consiglio Comunale. Un gesto per evitare che si facesse una brutta fine. Non abbandonerò, ha detto la Coccia, le lotte per difendere le donne, ma continuerò nel mio operato, quello quotidiano. Siamo convinti, ha detto, che la rete esiste e il voto delle donne è essenziale. Intanto nel pomeriggio di ieri si sono svolte le riunioni delle due commissioni speciali, cioè la Commissione Paritetica per la Trasparenza e la Commissione di Vigilanza per il Monitoraggio delle Attività della Società Bagnoli Futura. La Commissione Paritetica per la Trasparenza ha eletto il presidente, il consigliere Andrea Santoro, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. È importante andare a verificare se si è messo mano seriamente a tagliare quelli che sono gli sprechi. Partiremo quindi sull'attività di controllo rispetto ai debiti fuori bilancio che sono stati per il passato, diciamo, una delle pietre che hanno portato, diciamo, a fondo l'amministrazione comunale, e soprattutto rispetto poi all'attività delle partecipate è importante che vi sia un controllo per garantire la qualità dei servizi che poi vengono erogati in favore dei cittadini. Nel corso del pomeriggio di ieri si sono svolte le riunioni delle restanti 6 commissioni consiliari permanenti che hanno eletto i rispettivi presidenti. La commissione bilancio ha eletto Elpidio Capasso, la commissione scuola e istruzione ha eletto Maurino Arnaldo, la commissione lavoro e attività produttive ha eletto Antonio Crocetta, mentre alla commissione patrimonio è andato Vincenzo Varriale. La commissione affari istituzionali ha eletto Gaetano Troncone, mentre allo sport è arrivato Luigi Zimbaldi, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Io preferisco prendere in considerazione tutti i centri sportivi che stanno sul territorio cittadino, e poi andremo a vedere un attimo lo stadio San Paolo. Erano stati trafugati dall'esercito americano nel corso dei bombardamenti del 1943 e ora sono rientrati nella loro sede naturale, la Biblioteca Universitaria di Napoli. Trovati più di un anno fa a Dallas, a casa di un ufficiale americano in pensione di 96 anni, grazie a una ricercatrice italiana dell'associazione Monuments Men for Preservation Art, gli 8 preziosi volumi recuperati saranno in mostra alla Biblioteca Universitaria di Via Paladino a Napoli. A recuperare le opere i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale del capitano Carmine Elefante. Dalle indagini si è verificato che i libri erano in possesso di un soldato dell'artiglieria americana
Irving Tross, ora 96enne, che li aveva presi materialmente dal deposito del convento di San Francesco di Minturno nel periodo bellico e per tutti questi anni li ha fortunatamente custoditi in maniera assolutamente corretta. Considerato il lungo lasso di tempo trascorso, diciamo, non è stato possibile configurare un reato a carico del cittadino straniero, poiché per l'appunto è abbondantemente intervenuta la prescrizione. Tra gli scritti recuperati alcuni di grande valore, come conferma Maria Lucia Siragusa, responsabile dei fondi antichi della Biblioteca Universitaria di Napoli. Ci sono anche delle edizioni, due edizioni rare, per esempio due cinquecentine rare, la Fiammetta del Boccaccio, un'edizione di Il Giunta, e poi abbiamo anche una grammatica ebraica che è commentata in latino. Abbiamo anche un compendio di Boccaccio, sempre del Cinquecento, che ha delle xilografie un po' singolari. Quindi diciamo ci sono dei pezzi rari. Per me comunque come valore, come ho detto prima, in particolare uno è ancora più pregiato di tutti ed è questo appunto che riproduce queste tavole anatomiche che troviamo qui in questo testo. E per me diciamo, è un valore forse per come riguarda diciamo, il particolare dell'incisione, la descrizione anatomica, noi stiamo parlando del 1700, quindi ancora più alto forse di questi che vengono considerati come cinquecentine rare. In una città ricca di storie e di santità, perché si stenta ancora a far emergere collettivamente l'interesse per il bene comune? È questa la domanda che si sono posti i sacerdoti di Napoli e provincia durante il plenum diocesano svoltosi nel centro di spiritualità Sant'Ignazio a Cappella Cangiani, un incontro periodico in cui i pastori delle comunità riflettono sulle loro mansioni sacerdotali e continuano la formazione, affrontando poi problemi e speranze riuniti in gruppi suddivisi per decanato. Dopo aver celebrato l'ora media, l'arcivescovo metropolita di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, in compagnia del vescovo ausiliare Lucio Lemmo, ha svolto la propria riflessione circa il grande quesito del bene comune nella vita dei cristiani ed è intervenuto ai nostri microfoni per confermare l'importanza di questi incontri tra consacrati. Sì, è come una presa di coscienza di un dovere e un diritto, dovere da parte dei sacerdoti quello di continuare a formarsi, perché non basta l'ordinazione per poter essere poi, per poter saper rispondere alle tante esigenze che evolvono, che cambiano giorno per giorno. È un diritto dei fedeli anche quello di ricevere dai propri pastori indirizzi chiari e sicuri. E allora, e questo perché? Perché siamo chiamati tutti quanti a uscire da noi stessi, dai nostri recinti, dalle nostre sagrestie, per portare nel mondo la buona novella. E la buona novella la si porta facendo emergere quella che è una urgenza, una impellenza della comunità ecclesiale e sociale, che è appunto il bene comune. Ognuno assuma le proprie responsabilità per rendere presente un Cristo vivo, una comunità è viva quando Cristo è vivo e Cristo è vivo quando viene annunziato nella sua interezza.